Rimanendo sempre nell'ambito del, come esempio, la guerra jugoslava, che è un caso emblematico della, come prima guerra dopo il crollo del muro di Berlino. Come mi ricordo che di aver letto che durante questa guerra un'agenzia di marketing e di pubbliche relazioni a New York è stata pagata per fare propaganda antiserba, costerire nel serbo, nella persona serba, il cattivo della situazione, su cui dovrebbe cadere l'ira di tutti. E non solo, l'uso dei mass media è stato molto come arma soft dell'imperialismo in varie guerre, sia in Iraq, sia in Siria, sia in Libia. E non solo per creare un consenso attorno a queste guerre imperialiste, ma anche l'uso dei mass media viene usato anche per costruire una falsa coscienza per un certo revisionismo storico attraverso l'uso dell'arte, della cultura di massa, la cinema e la propaganda. Su questo tema, i mass media al servizio dell'imperialismo, do la parola al compagno Marco Pondrelli, direttore della rivista Marx 21. Grazie. Allora, l'opera di Alessandro Pascale è molto complessa, molto articolata, come è stato detto, è un tentativo riuscito, che poi avrà poi un seguito, quindi un tentativo in divenire riuscito, di usare le categorie marxiste per spiegare, per analizzare la realtà. C'è un capitolo secondo me molto interessante su cui poi non entrerò se non con un riferimento finale sull'arte, sul cinema, temi su cui la sinistra ha abbandonato, i comunisti hanno abbandonato la militanza, eppure una volta anche su questo esisteva. Per quanto riguarda invece il tema in mass media al servizio dell'imperialismo, ovviamente è già stato fatto, è scritto nel libro, un riferimento non può che non essere Domenico Lo Surdo, il lavoro che ha fatto per smascherare il linguaggio, le falsità, le fake news che ci sono state propinate in questi anni. Io mi ricordo un suo bellissimo intervento in cui riprendeva gli scritti della Fallaci e dimostrava come non solo la retorica era uguale a quella nazista, ma le parole che usava contro l'Islam erano le stesse che i nazisti usavano contro gli ebrei. E poi c'è da ricordare, visto che 20 anni dalla guerra in Jugoslavia, l'ha fatto Andrea ricordando anche l'iniziativa di sabato prossimo, sabato 6 aprile, quello che successe 20 anni fa, quando guardavamo un telegiornale o leggevamo un giornale, 20 anni fa, milioni di profughi, le fosse comuni, eccetera, eccetera, tutte balle si sono poi dimostrate, però poi non lo si racconta il dopo. Il punto è capire come siamo arrivati fino qua, perché non molti anni fa, anche solo 30 anni fa, era impensabile avere una stampa e un'informazione che arrivasse a questi livelli. Io rimango convinto che le prove generali vennero fatte con la prima guerra del Golfo, 90-91. Memori i nostri avversari di quello che era successo in Vietnam, quando non erano riusciti a controllare la propaganda, proprio le notizie che arrivavano da quel paese hanno incrinato il fronte interno, oltre ovviamente la resistenza del popolo vietnamita. E quindi da lì è partito un cambiamento radicale dalla prima guerra del Golfo. E io non penso che sia, insomma, penso che sia giusto attribuire una paternità a queste idee,
perché Goebbels, durante il nazismo, ha spiegato alcune cose molto chiare sulla propaganda che penso questi signori abbiano ben capito. Innanzitutto, no, lui diceva: sì, una bugia magari può anche essere grande, ma se la ripetete 1.000 volte, prima o poi la gente ci crede. E poi diceva un'altra cosa, ovvero sia la propaganda non deve essere diretta. Il nazismo, lui diceva, deve apparire la normalità. Non so se sapete che Goebbels era un grande fan di Leni Riefenstahl, una regista nazista, anche se poi morta centenaria, ha voluto mettere da parte queste parentesi dicendo che non era poi così vero, che lei era amica di Hitler. E lei ha girato alcuni film di propaganda sul congresso di Norimberga, La vittoria della fede, Il trionfo della volontà, ma ha girato anche un film documentario sulle Olimpiadi di Berlino, Olimpia, che è esattamente questo, cioè un film in cui si parla delle Olimpiadi, quindi si fanno vedere gli atleti, ci si ricollega al mito greco, no? Ma il nazismo in questo contesto è la normalità, è la rassicurazione per chi guardava questi film. E quindi alcune falsità possono essere fatte passare lì in quei momenti. Io, guardate, ho preso da un po' di tempo l'abitudine quando leggo alcune castronerie particolarmente rilevanti sui giornali o al telegiornale di segnarmele. Allora, ne ho una lista infinita, ne cito solo una. Il Sole 24 Ore, circa un anno fa, scrisse un articolo in cui testualmente affermava che Mosca ha combattuto una guerra per la Crimea. Allora, io vorrei sapere, no, quanti colpi sono stati no, sparati in Crimea. E questo può essere fatto perché da una parte si inventano delle balle, dall'altra si ignora tutto quello che è successo in Ucraina, il colpo di Stato, il colpo di Stato dichiaratamente neonazista, e lo si mette da parte, semplicemente non lo si racconta, non lo si dice. È questa banalizzazione anche della comunicazione, questa semplificazione che porta all'eccesso, a mettere sullo stesso piano, ad usare come sinonimi, e questa secondo me è una cosa gravissima, l'antisemitismo e l'antisionismo, che non c'entrano nulla l'uno con l'altro, sono due cose ben differenti. Anche a piccola postilla, i popoli semiti non sono solo gli ebrei, però questo è un altro discorso che non credo che faccia molta presa su questi signori, che infatti si sono inventati, io le chiamo delle categorie jolly, no? Che sono quella del populismo, il rossobrunismo, il sovranismo, il complottismo, parole che non vogliono dire niente, perché guardate che quando capita che a uno di questi signori venga chiesto che cos'è il populismo? Ogni volta c'è una risposta diversa, quindi non essendoci convergenza sul significato della parola, è anche inutile usarla, ma serve perché è una categoria jolly che viene costruita per screditare l'interlocutore. Cioè io dico non ascoltate quello che vi sta dicendo, non ascoltate, perché è una cosa che è stata, prima si parlava della Corea, ma scusatemi, quando noi leggevamo sui giornali che Kim Jong-un aveva fatto uccidere un generale che si era addormentato una parata e gli aveva fatto sparare con un cannone, che credibilità possono avere queste notizie? Che infatti non sto neanche a dire che sono delle balle, ma servono a costruire questo, servono a costruire l'immagine di un personaggio che è matto, per cui sì, magari questo non è vero, ma qualcos'altro va fatto, e vengono poi piegate all'azione politica che viene portata avanti. Nel libro si cita giustamente Hersh, giornalista americano, lo si cita per molte cose.
si ricorda che fu quello che scrisse, torniamo un po' indietro col tempo, Obama presidente, no, quando tracciò la linea rossa e disse: se vengono usate armi chimiche noi interveniamo. Vennero usate, venne accusato Assad, e in questo articolo si spiegava, citando fonti dei servizi segreti americani, che in realtà i gas chimici erano stati usati da al-Nusra su richiesta della Turchia. Al-Nusra, tra l'altro, erano quelli che alcuni definivano i ribelli moderati, e è stato quello che viene chiamato il false flag, no? L'attentato fatto sotto falsa bandiera per produrre l'intervento militare. Bene, io nella mia ingenuità, quando lessi questa cosa, dissi fra me e me: beh, oggi non si parlerà di nient'altro, sarà il primo titolo dei telegiornali, domani sarà su tutti i giornali, si parlerà solo di questo. Se è vero che stavamo per fare un'altra guerra su delle fake news, su delle balle, non se ne è parlato, no? Quindi anche questo ci deve far riflettere. Guardate, gli esempi sarebbero tantissimi. A me viene da ridere quando sento dire che il 5G cinese è un problema perché ci spiano, quando Snowden ha raccontato che gli Stati Uniti spiano tutti, cioè amici, nemici, i propri cittadini, cittadini degli altri paesi, tutti spiano, tutti siamo spiati dagli Stati Uniti. Non sarebbe forse questo il problema? Ma ripeto, la lista sarebbe lunghissima. Io invece voglio avviarmi alla conclusione tentando di rispondere a una domanda, cioè perché questo avviene, perché succede adesso. Io penso che i motivi siano due, intrecciati tra loro. Il primo lo spiegò molto bene Stiglitz, l'economista, quando per primo scrisse un saggio parlando della società, di una società, quella americana, ma vale per tutto l'Occidente, che si divide tra il 99% della popolazione e l'1% dei ricchi. Anzi, lui dopo spiegava nel suo articolo ancora meglio lo 0,1% dei ricchissimi. È chiaro che se questa è la situazione economica, ed è la situazione socio-economica di tutto l'Occidente, la democrazia diventa incompatibile con con questa situazione, perché se il 99% viene messo nelle condizioni di conoscere quello che sta succedendo, di votare democraticamente, è chiaro che sceglie altri governi. Ecco perché abbiamo iniziato a vedere in questi anni una serie di interventi. Alcuni hanno riguardato le norme istituzionali, democratiche, presidenzialismo, la fine del sistema proporzionale, l'attacco ai partiti, tutte cose su cui sarebbe molto interessante discutere, perché anche sul finanziamento pubblico ai partiti abbiamo avuto una grande campagna, ma se poi i partiti i soldi li prendono dagli industriali, la cosa peggiora di molto, no? Il partito è stato uno strumento grazie al quale la partecipazione politica era permessa anche alle fasce sociali più deboli, grazie all'organizzazione del partito, perché se torniamo all'Italia dell'Ottocento la politica la potevano fare i ricchi e potevano andare in Parlamento senza essere pagati, perché tanto non avevano bisogno di quei soldi, ecco. Quindi da una parte c'è stato questo, dall'altra però c'è stato anche un attacco alla libertà di informazione negli Stati Uniti. Ai tempi del democratico Obama molte voci venivano poi schiacciate una dopo l'altra, dei giornalisti si lamentavano di una mancanza di libertà. Ecco il primo motivo, noi stiamo via via entrando in una società che chiude sempre di più gli spazi
democratici. Sembra una frase buttata lì per caso, ma pensate a cos'era l'Italia, l'informazione italiana negli anni, non dico negli anni 70 o 80, anche solo negli anni 90, cioè c'era più spazio di democrazia. Primo tema quindi è questo. Il secondo, e poi mi avvio alla conclusione, è, ne parlava Maringiò Francesco nel suo intervento, lo scontro internazionale fortissimo che c'è. Stiamo andando verso un mondo sempre più di guerra, di scontro, di lotta armata, e quando c'è una guerra la libera informazione deve essere la prima cosa che viene bloccata, perché non sia mai che magari qualcuno racconta che la Cina non è proprio così brutta come la descrivono, che la Russia non fa tutte quelle cose, no? Che Putin sembra che si alzi la mattina, fa colazione e poi uccide un giornalista. Insomma, questa è la prima cosa che muore. E guardate, io una riflessione che faccio spesso e che magari io ho iniziato a far politica negli anni 80, ma tanti giovani che hanno iniziato a far politica dopo hanno conosciuto solo un mondo di guerra, perché dal 90, diciamo, con la prima guerra del Golfo, poi la Jugoslavia, dal 2001 la guerra infinita, che noi conosciamo solo e soltanto un mondo di guerra. Un mondo di guerra è un mondo dove anche l'informazione e le nostre libertà personali vengono limitate. Dopo tutto questo però voglio chiudere con una nota invece più positiva, innanzitutto perché il libro di Alessandro è fatto bene e secondo me è uno di quegli spazi che noi possiamo strappare, no? In cui dentro questo libro ci sono cose che in genere non si trovano, non si sentono, non si ascoltano, e far conoscere questo libro è un modo per fare controinformazione, anzi mi viene da dire un modo per fare informazione, e il terreno è fertile, perché guardate che la gente non è poi stupida come certi personaggi se la immaginano. Chiudo proprio con un riferimento al cinema, no? Tu citi Oliver Stone. Fra i vari film che ha girato c'è quello, probabilmente molti di voi lo conoscono, sull'omicidio Kennedy, in cui racconta e distrugge la verità ufficiale dell'omicidio Kennedy, tra l'altro un film molto bello. Ecco, negli Stati Uniti, addirittura anche in Italia, c'è un fronte compatto, tutti sono d'accordo nel dire Kennedy è stato ucciso dagli Harry Oswald, non c'è stato nessun complotto. La stragrande maggioranza degli americani che vivono in un sistema che non è che poi ha tutti questi spazi di democrazia non ci crede a questa verità, anzi la maggioranza degli americani continua a essere convinta nonostante tutto che Kennedy sia stato ucciso dalla CIA. Ecco, voglio dire che se questi temi vengono spiegati, se ne parla in iniziative come questa, perché sono d'accordo, noi non è che abbiamo televisioni, Facebook, iniziative in cui ci si ritrova, si discute, io credo che il terreno sia fertile, e quindi il nostro lavoro è sicuramente un lavoro difficile, ma un lavoro che può dare grandi, grandi frutti. E per cui, e chiudo, insomma, colgo un'altra volta l'opportunità di ringraziare Alessandro per il lavoro mastodontico che ha fatto e che ci porta qua stasera. Grazie. Grazie per il suo